Rientriamo in studio, proseguiamo la nostra diretta. C'è una notizia, insomma, che diamo molto volentieri, ce lo chiede la presidente della Fondazione Cacciaburlo, l'avvocato Lori Petronio. Oggi sono state consegnate a 26 famiglie residenti nel comprensorio della Fondazione Burlo, della Fondazione Cacciaburlo di Via Soncini 30 le borse contenenti generi alimentari a mezzo degli alpini della Protezione Civile. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo e una gentile inquilina, la signora Francesca, ha voluto ringraziare gli alpini intervenuti offrendo loro bicchieri di caffè e latte caldo. Quindi questo è una cosa che insomma, ci fa piacere anche sottolineare. C'è una telefonata, buongiorno, buon pomeriggio. Sì, salve, salve, Prego. buongiorno. Allora, volevo dire solo questo, no? Praticamente io vorrei vedere. Allora, volevo dire solo Abbassi il questo. volume del televisore e parli con noi al telefono. Sì, un attimo che Sì. abbasso completamente. Sì. Ecco, fatto. Cioè, volevo solo dire questo, no? Allora, immaginiamoci una camionetta con una mitragliatrice. Diciamo come si vedono nei vari documentari di guerra, eccetera, no? Che spari a raffica tutta la gente che vede per strada. Non ci sarebbe più nessuno per strada, giusto? Secondo lei? Ecco, Sì, ma non secondo me, insomma, a sarebbe un questo punto dato. qua, siccome il virus non se lo vede, cioè la città pullula di gente che non ha nessun motivo per essere in giro, perché io capisco quelli che vanno a fare la spesa, ma anche noi siamo anziani, diciamo come ci definiscono i nostri amici del bar Mirabora, posso anche dirlo, anzianotti mai consci, noi facciamo la spesa una volta ogni 10 giorni e non lo facciamo neanche noi, ma va mia figlia a farci la spesa. Cioè ogni giorno mia moglie mi dà la nota, caffè, zucchero, olio, pane, latte, eccetera. E ogni 10 giorni praticamente mia figlia mi porta su 10 piccoli e la spesa per 10 giorni. Noi siamo dovuti uscire al primo del mese, praticamente perché dovevamo per forza per andare in banca e fare delle commissioni che non potevamo fare altrimenti. Però a questo punto qua vedo gente in giro che non ha nessun motivo di essere in giro, gente che trova la scusa della spesa per andare a prendere un etto di Sì. formaggio e girare con la borsetta o portare il cane a far pipì, eccetera. Ma se c'è diciamo una necessità di non No, muoversi, di guardi, rimanere a casa, se bisogna lei. ascoltare le disposizioni. Questo è tutto. Guardi, se lei vede adesso sulla prima pagina online del Corriere della Sera c'è anche un allarme in Lombardia per quel che riguarda gli spostamenti che sono cresciuti del 2%. Il sindaco di Sì, Milano ha ma no, chiesto ma più oggi controlli, per cui. guardavo proprio sul piccolo di oggi le fotografie, Sì. gente c'è troppa gente in giro. Io abito a Londra, praticamente la nostra stradetta è un clan, praticamente la gente va a spasso a fare la camminata. La mia lupetta diventerà un bassotto a forza di correre sul portone per abbaiare a quelli che passeggiano. Cioè, non è giusto, no? E No, poi per. un'altra cosa, dopo le passerò a mia moglie che ha altre due cose da dire, cioè, sulle informazioni che ci vengono date, no? Un colpo c'è bisogno di mettere la sciarpa, un colpo non c'è bisogno. Come dire, ci saranno informazioni approssimative, no? Bisogna fare una cosa definitiva, bisogna rimanere a casa e uscire solamente per necessità impellenti. È tutto qua, fine. Ok, mi deve passare la Ecco, moglie e dopo adesso. un'altra cosa, io avevo lanciato un'iniziativa, voi state facendo un servizio veramente unico, no? Vi ho offerto un pranzo e una cena, diciamo, al ristorante La Città di Londra e al ristorante Le Rose a Muggia. Chi vuole può andare là a fare un versamento di anche 1 euro, sono 4-5 mila persone che vi seguono, fate una cena, un pranzo a caviale e champagne. Vi auguro Ok. tutto il bene possibile, che ci venite incontro, ci tenete compagnia e ci aiutate. E un'altra cosa sentivo, no? Cioè, noi siamo anziani, io per esempio non ho il computer, ho un tablet in cui guardo solamente le date di nascita delle persone importanti, eccetera, no? Però sarebbe bello fare come c'era una volta, non è mai troppo tardi, non so, mezz'ora al giorno di insegnamento del computer.
anche per adoperare il tablet, diciamo, no? Perché la gente non lo sa, magari per televisione, adesso che siamo costretti a stare a casa, potrebbero guardare e imparare qualcosa. Questa potrebbe essere un'idea. Deve passarmi la moglie? Sì, lo è. Ok. No, niente, niente. Ah, ok, che, va bene. Ok, va bene. Perfetto, grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. Grazie del contributo. Credo che c'è un'altra telefonata in linea, no? Sì, se non mi sbaglio. Pronto? Pronto, buongiorno signora, no. Prego. Pronto, mi sente? Senta, sì. Io abito a Servola, esattamente in via Zara. Sì. Guardi, sono senza parole. Allora, questa mattina sono andata a vedere giù la posta e nella cassetta ho trovato le mascherine. Però io abito con mia figlia, sì. Siamo assieme, ho trovato però solamente una confezione, no? Una. Quindi solo ecco, due? Guardi, non, ecco, dovrebbero essere due di quello che ho capito. Sì, sì. Giusto, guardi, sono veramente senza parole, non lo so, non lo so. Quindi non può, lo so. Può se lei, qualcuno ha preso fuori, non lo so. Lei desume non che so. Qualcuno può averne presa una? Ma le dico, abbiamo trovato una sola, per quello ho detto telefono, perché ho sentito che bisogna avere due, dato che siamo in due in casa, no? Con mia figlia. E le dico, sono andata giù, sono rimasta veramente, sono senza parole, perché non riesco a capire, insomma, sono per tutti, non vedo perché le devono portare via, non so, penso senz'altro che qualcuno della casa ha portato via, perché poi quando sono andata giù tutte le cassette erano vuote, tutte vuote, meno la mia. Ho capito. È ben chiaro scritto i due cognomi, comunque, non so. Ecco, io volevo dire questo e che così sapete anche questo, che sì. Succede anche a Servola. Ok, mi raccomando allora, signora. Sì, sì, ormai resteremo con quella probabilmente, solamente con questa, no? Perché okay. Logico. Lei quanti anni ha, signora, scusi? E io ho 80 anni. Ok, beh, allora stia più tranquilla a casa possibile, mi raccomando. In sì, ogni caso. No, io esco pochissimo, va mia figlia a fare la spesa, andiamo una volta alla settimana, questo perfetto. Non è un problema. Perfetto. Era il problema, ripeto. No, ho capito quello che intende, il problema è sapere che... Sì, che non capisco con che gente, che roba, perché abbiamo è per tutti. Mi fanno notare solo una cosa, sì. Eventualmente, se posso chiedere, sua figlia da quanto tempo sta con lei? Ah, da sempre, da quindi, quando okay. Siamo qui a Servola. No, perfetto, anni. Perfetto. Poteva essere sì, che sì. Magari in seguito a un cambio di residenza, eccetera, ma comunque no, è da no, sempre. No, quindi no, non c'è... No, le dico, poi è ben chiaro i due cognomi, sì, questo sì, è sì. Chiarissimo che sulla posta è i due okay, cognomi. Ok, quindi non c'è... Comunque volevo dire, ecco, che sapete anche questa bella notizia. Ok, comunque vabbè. La ringrazio tanto e mi scusi per il disturbo. Ma signora, per l'amor di Dio, mi raccomando, grazie mi stia tante. Bene. Grazie, buon pomeriggio e buona domenica. Allora, vediamo ancora in ANSA se vi sono delle novità. Il ministro, le RSA e le case circondariali stanno attraversando momenti non semplici, per questo motivo chiedo alle regioni di avviare un monitoraggio attraverso le ASL di RSA e carceri e segnalare alla protezione civile in tempo reale l'eventuale necessità di nuovo personale sanitario volontario, in particolare infermieri, così il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. C'è un'altra telefonata, buongiorno, buon pomeriggio. Pronto? Prego. Pronto, buongiorno, sono me che parlo? Sì, prego. Ah, buongiorno, guardi, allora io non avessi neanche telefonato, ma se una mia domanda che voglio fare, proprio perché sono appena tornato a casa da 10 minuti che ho fatto un due tocchi di spesa, e praticamente non ho ancora ricevuto la mascherina come parlava poco fa la signora. Ok, ma lei dove sta? Una. Mi stavo non tanto lontano da dove abita la signora, stavo là delle palazzette dello sport praticamente. Ah, ok. Ecco, okay. E praticamente quello che volevo dirsi è che comunque mi sono messo una sciarpa e i guanti che ieri sera a Ring, tra l'altro, non mi ricordo chi, ha detto che basta anche una sciarpa volendo. Ok, fin qua siamo a posto. Sì. Però mi sono accorto, avendo dei problemi, dei lievi problemi respiratori, sì. Certificati comunque, sinceramente per strada con questa sciarpa che tappava la bocca,
mancava poco che non me la facevo camminare. Se è possibile che mi posso andare dal mio dottore a farmi un certificato che mi non posso tenere robe davanti la bocca, mascherina o sciarpa che sia? Domanda che faccio? Orca, la vedo, questa la vedo abbastanza dura per dire la verità, perché non lo so, guardi, non posso dare una risposta, sarei, come dire, non mi azzardo nemmeno a dare una risposta perché la vedo, lei dovrebbe avere la No, pazienza perché di... proprio facevo fatica a camminare, sono tornato a casa tutto sudato, No, che proprio non me la capisco, potevo capisco. respirare sia col naso che con la bocca. Ecco, Capisco. affannato. E un'altra cosa, una decina d'anni fa circa, dopo chiudo, No, una decina prego. d'anni fa, avuto un'intossicazione dovuta al vaccino antinfluenzale, pensi dai, sono allergico e in più non lo smaltivo molto Ho bene. capito. Roba che gradavo, sinceramente, per il vaccino, non per l'influenza, per il Sì, ho vaccino. capito, ho capito. Da quella volta, quando mi becca, se mi becca influenza, mi viene mal di gola, tosse normali, ok, però senza neanche una linea di febbre, mi non ho più avuto febbre. Per cui in questi giorni, sinceramente, non per fare spavaldo, ma sinceramente, di sto Covid non ne risento per nulla proprio, stavo benissimo, si può dire, ecco. A parte questo problema di poco fa della sciarpa che mi tappava la bocca Sì, per però problema non faccia, respiratorio. voglio dire, non faccia follie, nel No, no, senso, no, 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 no. cioè, no, guardi, io su questo che lei dice di questa sorta di, come si potrebbe dire, di permesso, insomma, eccetera, Sì. non credo che sia il caso, cioè, non penso che glielo darebbero, ecco, come, dovrebbe avere solo pazienza di aspettare eventualmente le mascherine, solo questo. E se ne provoca problema respiratorio anche le mascherine? Ah, sì, però quello potrebbe essere Io direi nel caso che anche le mascherine possano provocarle un problema, allora sì, che magari sarebbe il caso che comunque, ecco, in ogni caso lo faccia presente al proprio medico. Non credo che questo le darebbe, detto così, può sembrare brusco, non credo che le darebbe diritto, diciamo così, a una sorta di salvacondotto, eccetera. Sarebbe il caso proprio che resti direttamente a casa, però voglio Lo so, dire. però ogni tanto purtroppo devo anche mi ciordo bagnare, questo è il fatto. Ok, e lei vive solo? Non, non... Esattamente. Ah, ho capito, non ha parenti che possano. Parenti anziani che sinceramente è meglio che vado a fargli la spesa per loro che non viceversa. Ho capito. Ecco. Bones, niente, allora probabilmente forse l'unica cosa potrebbe essere farsi portare insomma, la spesa a casa a sto punto, Va perché bene, buona trasmissione, la saluto, grazie, buongiorno. la vedo un po' problematica. Oh, anche in ANSA c'è come dire, la raccomandazione da parte della diocesi di non come, insomma, domenica delle Palme non vi sarà distribuzione dei rami di ulivo. Se nelle vicinanze delle chiese qualcuno dovesse avere il ghiribizzo di distribuire i rami d'ulivo, bisogna procedere dovrebbero farlo i parroci, segnalare all'autorità giudiziaria queste cose, perché qui si crea il pericolo di assembramenti. Sentiamo la prossima telefonata. Prego, buon pomeriggio. Pronto? Prego. Sono in linea, sì. Sì, buongiorno. Buongiorno, dottore. Mi chiamo Pino. Ok. Una domanda molto stretta e molto veloce. Sì. Lei sa qualcosa e cosa sta succedendo all'ospedale Maggiore? Perché io telefono da giorni che nessuno risponde, mi passano un telefono dietro l'altro e poi mi passano un'altra parte. Io praticamente dovrei fare fra pochi giorni l'iniezione intravitrale della maculopatia Ah, dell'occhio, come che la no? faccio da 4 anni, Ok. e ho la carta per andare. Ma siccome questa cosa sta succedendo, che qui mi sembra che hanno spostato gli uffici da una parte all'altra, non so se devo andare o restare a casa, cioè, praticamente forse neanche non ci vado, non so. Quando avrebbe l'appuntamento? Allora, il giorno 15, dopo Pasqua, Il giorno 15 di aprile? l'aprile, sì. Guardi, vediamo solo un attimo perché io avevo letto. Lo sento più. No, non sto parlando, Sì, sì, sto sì, sì. digitando un Sì. attimo.
una cosa allora, vediamo se c'è qualcosa che riguarda, per chi avevo inteso che come posso dire, visite, eccetera, erano state anche Sospese. sospese, però. Ma insomma, non è una cosa urgente, la faccio da 4 anni e vado avanti Allora, così. eccola qua. Allora, vediamo questo cosa dice. Lo consiglio. Visite e appuntamenti. Chi ha un appuntamento programmato con priorità POD verrà contattato direttamente dalla struttura, però Ah, beh. non ci sono cose specifiche. Lei ha visto se ha appunto un appuntamento programmato Io ho la con. carta qui davanti, Com'è? devo andare il giorno 15 alle ore 10. Non ha una priorità. No, beh, insomma, è una cosa che faccio da Sì, 4 anni e quelle sono cose, quelle sì, cose. non è tanto grave. Dio, l'occhio partirà via e boh. Un attimo solo, aspetti ancora un attimo, vediamo se si va più specifico su questo. No, non vedo. E quindi lei però mi pare di capire che No, non lui ha riesce messo il telefono a comunque loro, lo so. a trovare No, nessuno no, no, no. al. Guardi, è dottor Votati, le dico ancora una cosa, dopo vado via. Mi sente? Sì, parli, parli, parli. Allora dico, mi sembra di essere entrato, lei sta sentendo dei film, del cine. Io un film dell'incubo, dove che entro in una stanza e un cartello che mi dice, vabbè in quell'altra per andare fuori. Sì, sì, Lavai in sì, sì. Capisco. quell'altra e trovo un altro cartello, vado in quell'altra per andare fuori. E dopo finisce il film e non andare fuori da nessuna parte. Allora, guardi, aspetti ancora un attimo. Lei aveva il numero di telefono proprio di oculistica, ad esumo. Non me lo danno, no, io me lo da, un momento, me l'hanno dato, poi mi passarono un'altra parte, faccia questo numero che forse trovo là, poi telefono, faccia quest'altro numero trovo là. Io ho fatto un 10 numeri e nessuno diceva dove è questa cosa, Ho perché hanno capito. spostato tutto lì in quell'ospedale, adesso è un casino Attenda per ancora via un attimo. della faccenda, no? Aspetti ancora un attimo, dai, Sì. vediamo giusto un attimo se forse posso in qualche modo aiutarla da internet, se ci sono delle cose specifiche. No, questo riguarda, no, no non c'è. Ma dottore, No, se lo lasciamo stare perché purtroppo vediamo. questo. No, cercavo se magari c'erano Sì. delle cose specifiche. Guardi, le do questo. Non so a cosa può servirle a questo punto, ma io glielo do ugualmente. Un numero verde Sì, mi sembra di averlo già messo, 899 so. 11 70. Penna. Eccola, numero verde. Allora, 800 Sì. 99 11 Pronto? 70. No, dopo il 99? 1170. 11,70. E chi risponde? Trieste? Chissà. Sì, questo è un numero verde, le dovrebbero. È attivo a Trieste, un punto informativo per tutte le strutture sanitarie pubbliche della provincia di Ho capito. Trieste, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13. Quindi provi lunedì Sì, mattina, proverò. forse magari qualcosa in più le sanno dire. Ma io penso che sarà tutto, perché anche leggo il piccolo, non è scritto niente sul piccolo, proprio niente, nessuna notizia. Io so che c'era stato, ma le parlo di 2 o 3 settimane fa, se non addirittura di più, proprio una comunicazione che alcuni interventi, diciamo così, venivano spostati, però in ogni caso penso che dovrebbe, insomma, io per un'altra cosa siamo stati contattati dicendoci vi ricontatteremo quando finisce tutto. Non le so dire, più di Va bene. questo non so. Dottore, la Si ringrazio. immagini, buon pomeriggio. Tanto lei, grazie, Arrivederci, grazie, buongiorno. salve. Vediamo, allora c'è ancora una telefonata. Buongiorno, Pronto? pronto? Prego.
Sì, sono Mirko, buon pomeriggio, siamo sentiti anche qualche giorno fa. Scusi se io faccio sempre domande a livello generale. Sì. Ci sono delle aspettative per il Friuli per il ritorno a scuola attualmente? Sono state fatte delle stime o non ancora No, non sono diverse rispetto, c'è ancora tutto molto nebuloso, mi pare di capire. Io le porto la mia testimonianza. Io ho un figlio che per... frequenta un istituto francese in Italia, scuola superiore. Mm-hmm. Io ho già ricevuto comunicazione dal ministro francese, personalmente a mezzo una lettera, di come si svolgeranno gli esami di stato di maturità. Probabilmente non verranno fatti, si farà conto della media dei voti nei trimestri e addirittura per il periodo di confinamento la Francia ha previsto di non considerare il voto dei ragazzi, degli accertamenti, degli esami che hanno fatto a distanza, ma di considerare solo l'impegno durante il periodo di confinamento. Com'è possibile che in Italia, dove la crisi è iniziata ben 2 settimane prima, ancora non siano state dettagliate delle istruzioni? Io ricevo dal ministro francese una lettera che mi spiega cosa verrà fatto, il nostro ministro ancora naviga a vista. Non è possibile, non è possibile. Ricordiamo una cosa, se noi teniamo i ragazzi in una scuola e riapriamo l'attività, li troveremo a giocare nei campetti di calcio, a basket, a socializzare in giro, e questo non risolverà il problema. Sì, io quello che lei ha detto... E poi la cosa che più mi fa tristezza, la dichiarazione che ha detto che le nostre scuole non sono adatte per essere aperte a luglio. Ricordo che il lusso dell'aria condizionata è un lusso che è degli ultimi 15 anni. Io, lei, ad agosto dormivamo in camera con i nostri genitori con le finestre aperte. Sì. Se si ricorda. Sì, ora, arrivare a dire che le nostre strutture scolastiche non sono idonee per andare a scuola a luglio, forse sarebbe meglio ammettere che ci sono i professori o i sindacati che non vogliono lavorare a luglio, e questo mi fa un'immensa tristezza. Dobbiamo essere tutti pronti a rinunciare alle nostre vacanze, non dico ai nostri diritti, perché stando noi chiusi in casa abbiamo rinunciato ai nostri diritti, i professori devono essere pronti a garantire istruzione anche a luglio se necessario. Grazie. Grazie per questa telefonata. Che dà l'idea, appunto, e del resto è sempre vero, no? Che nel nostro paese la scuola non viene considerata così, come qualcosa di quasi di optional, eccetera, e poi tutti i nodi vengono al pettine, perché oggettivamente, piuttosto che stare in questa, come dire, in questo limbo, è meglio dire chiaramente. Ma dirlo in maniera piuttosto netta, ecco, insomma. Vediamo se per ipotesi su questo c'è qualche cosa. No, questo è troppo. No, io l'ultima vedo le scuole restano chiuse dopo il 3 aprile, vabbè, in questo si sapeva, però 18 maggio, data cruciale per la scuola. Ipotesi, tutti ammessi alla maturità con colloquio online, esame light per la terza media. Questo però è un sito che si chiama Open Online, non so di più. E vedete anche che mettere davanti a una scuola la scritta "la scuola è chiusa" in pennerello, cioè, ti dà l'idea veramente di un... Così non va, non si può vedere un cartello di questo genere, scritto così, almeno stamparlo con il computer, ma probabilmente sta scuola manco avrà la stampante, manco avrà il computer probabilmente, non mi meraviglierei. Allora, adesso noi ci fermiamo per la TV dei bambini, poi abbiamo la replica di Macete e quindi torniamo in diretta alle 19:30, credo, no? Perfetto, allora a più tardi.